clear view. Step forward. Benvenuti a Scientificamente, TG dello spazio e della scienza. Un buco nei ghiacci per prevedere i cambiamenti climatici. Saranno i ghiacciai a raccontare i cambiamenti climatici. Due lunghe carote di ghiaccio in corso di estrazione a 120 metri di profondità alla base del ghiacciaio del Colle di Lys nel gruppo del Monte Rosa saranno il primo passo verso la costruzione di un archivio globale dei ghiacciai d'alta quota. La perforazione dà il via ad un progetto promosso da EVK2CNR, CNR Università di Milano Bicocca, che aiuterà gli scienziati ad analizzare i cambiamenti climatici intervenuti nell'ultimo secolo su ambiente montano e atmosfera, nonché ad avere un quadro di riferimento per prevedere le possibili variazioni future di clima e ghiacciai. La Terra gira in ritardo. A causa degli effetti gravitazionali della Luna, la velocità della rotazione terrestre può subire delle variazioni. E per questo motivo l'ultimo minuto del prossimo 30 giugno scatterà alle 23:59:60 secondi anziché alle 23:59:59 secondi. Questo tipo di correzione è definita secondo intercalare e serve a sincronizzare l'orologio del tempo astronomico con l'ora artificiale della Terra, scandita dagli orologi atomici. A stabilire quando è necessaria l'introduzione del secondo intercalare è l'International Earth Rotation and Reference System Service. Tutte le volte che lo scarto si avvicina a 0,9 secondi, tale istituto rinnova la necessità di regolare gli orologi. Generalmente la modifica avviene o all'ultimo minuto del 30 giugno o del 31 dicembre. Kepler individua altri gemelli diversi. Dopo la scoperta degli esopianeti gemelli della Terra, Kepler ha regalato al mondo scientifico altre importanti novità. Durante la sua perlustrazione dello spazio, la sonda ha individuato altri due pianeti gemelli orbitanti attorno alla stessa stella, chiamata Kepler-36a. Gli esopianeti, nominati rispettivamente Kepler-B e Kepler-C, presentano caratteristiche differenti. Il primo è roccioso, l'altro gassoso come Nettuno. A colpire maggiormente gli esperti, però, è stata una particolarità. I pianeti sono 30 volte più vicini tra loro rispetto a qualsiasi altra coppia di corpi celesti presenti nel Sistema Solare. La distanza che li separa è inferiore di 5 volte della distanza fra la Terra e la Luna, ossia 1,9 milioni di chilometri. L'appuntamento con le notizie finisce qui, vi salutiamo e vi lasciamo allo spazio dedicato all'approfondimento. Nessuno vuole guerre stellari. L'outer space, lo spazio al di fuori dell'atmosfera terrestre, quella specie di cielo di tutti e di nessuno, nel quale attività di security e di intelligence, climatologia, telecomunicazioni, monitoraggio delle emergenze civili e militari definiscono un complicato assetto geopolitico, ha bisogno di una regolamentazione, di un sistema di leggi condivise. A Vienna è stato lanciato ufficialmente un processo diplomatico multilaterale per discutere l'iniziativa comunitaria di un codice di condotta spaziale. Alla riunione si sono presentati 110 partecipanti provenienti da oltre 40 paesi. Ad ottobre a New York inizierà il negoziato. Questo appuntamento riprende un'idea che già da più anni l'Unione Europea ha messo sul tavolo. A fronte di un sostanziale disinteresse da parte degli Stati Uniti e delle proposte di disarmo, diciamo, totale avanzate da Russia e Cina, l'Unione Europea ha avanzato una proposta fattibile, operativa, di una serie di accordi volti a definire un codice che limiti in qualche modo i pericoli di quella che oggi viene chiamata la weaponizzazione dello spazio. Per fare il punto sulle molteplici questioni in gioco, Mariano Bizzarri, responsabile del Comitato Tecnico Scientifico dell'ASI, e Antonello Bigini, prorettore alla cooperazione e alle relazioni internazionali della Sapienza, hanno curato un volume edito da Pasigli Editori dal titolo di per sé esplicativo, Spazio, scenari di competizione.
Ma innanzitutto questa è la prima di una raccolta di saggi, quindi è il primo libro di tutta una serie. Noi riteniamo che sia opportuno che il pensiero molto libero che esiste all'interno dell'Italia sia un minimo cristallizzato per creare un dibattito. Questo libro crea proprio questo, crea un dibattito, certamente ha degli elementi storici che però sono fondamentali per capire quello che ci ha preceduto, ma è un dibattito sul nostro futuro, sulle strategie future. Quindi questo libro e gli altri che seguiranno saranno la base di un comune sentire a base del quale potremmo riassumere in qualche modo un nuovo documento di visione strategica a 10 anni che darà il futuro dell'Italia nel ambito spaziale. Lo sviluppo di avanzate tecnologie aerospaziali ha comportato una radicale ridefinizione delle priorità strategiche e un superamento del vecchio dualismo USA-Russia. Oggi le forze in campo sono altre e c'è anche l'Italia. Le nuove realtà sono quelle che oggi vengono chiamate quelle dei paesi BRICS, quindi il Brasile, l'India, la Cina, il Sudafrica. Giustamente vogliono, scusate il gioco di parole, il loro spazio nello spazio, e io credo che ci sia, scusate ancora il gioco di parole, spazio per tutti chiaramente. Si tratta di definire un codice appunto di comportamento e di autoregolamentazione, anche perché avremmo tutti da perdere da qualche iniziativa di ordine militare condotta a livello spaziale. Abbiamo altri problemi, come quello dei rifiuti, che già oggi limitano moltissimo le possibilità di usufrutto dello spazio. La gente in genere non ha la percezione di quanto sia intasato da questi rifiuti, da quanto questi rifiuti sono pericolosi per il transito di veicoli o per la stessa permanenza dei satelliti. Insomma, l'obiettivo non può che essere condiviso. Questa res communis ipertecnologica non può che restare tale, con evidenti effetti benefici per tutti. Lo spazio è così delicato, come, se mi consentite un paragone, è come una teiera di ceramica di Sèvres. Bisogna saperla usare e maneggiare con molta cautela per evitare che frantumandosi possa portare negatività a tutti quanti.